In piena campagna elettorale, quando il tema sanità è tra i punti centrali di tutti e quattro i candidati alla carica di governatore della Campania, è stato presentato ieri il rapporto Osserva Salute 2009, pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane. Il rapporto riporta i dati della sanità nel biennio 2007-2008 ed è frutto del lavoro di 176 esperti di sanità pubblica, affiancati da matematici, statisti ed economisti operanti presso le università e le istituzioni nazionali e regionali, i quali riportano un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle regioni italiane. Tante le voci prese in esame, innanzitutto la speranza di vita, dato in cui si evince che in Campania la speranza di vita alla nascita è più bassa, tanto per gli uomini quanto per le donne. Per quanto riguarda invece l'analisi del sistema sanitario, la nostra si conferma come una regione in notevole difficoltà, ma la spesa sanitaria pro capite risulta inferiore a quella media nazionale, dell'unica regione in cui tale spesa è diminuita rispetto all'anno precedente. Anche la situazione del disavanzo sembra migliorata, il debito pro capite infatti risulta essere di 86 euro, mostrando un miglioramento di 63 euro rispetto al biennio precedente. Quanto agli stili di vita, in Campania si è registrata nel 2007 la maggior percentuale di fumatori in Italia, pari al 26,2% della popolazione regionale over 14. Per quanto riguarda il consumo di alcol, invece nel 2007 nella nostra regione la quota di consumatori era pari al 63,8%. Altro dato allarmante infine risulta essere quello relativo ai soggetti in sovrappeso, che si attesta sul 41,3%, la più alta in Italia, contro un dato decisamente basso, solo il 14,2% di popolazione dei 3 anni in su che pratica sport in modo continuativo.